Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video che sarà, lo sapete, ormai c'è una volta al mese, l'appuntamento con il mega svuota la spesa. Ragazze, sono andata al di più, ho preso un sacco di cose. Questa volta mi sono organizzata bene, ho guardato il volantino giorni prima e sono andata stamattina alle 8:30. Come vi ho già detto negli scorsi video, al di più purtroppo bisogna andare la mattina presto, appena apre. Non dico appena apre, ma più o meno, perché sennò, si rischia di non trovare quasi nulla come ho fatto l'ultima volta. E questa volta, ragazzi, ho portato due bustone ma piene e poi vi faccio vedere. Partiamo dallo scontrino e ho speso 45,47 euro. Sì, avete capito bene, 45,47 euro. Nulla, ragazze. E ho preso un sacco di cose come potete vedere dallo scontrino. Iniziamo! Parto subito dalle cose congelatore, perché questa volta sono riuscita a trovare tutte le cose che mi ero segnata dal volantino. E iniziamo con un preparato per risotto di mare. E ragazze, è un misto di pesce, cozze, gamberetti, sgombro, e l'ho pagato solamente 1,49 euro. Continuo con congelatore, ho trovato questa confezione da 15 pezzi di bastoncini di merluzzo. E qui dice ottimi anche al forno, panati, prefritti e surgelati, quindi ottimo. 1 euro e, ve lo dico subito, 1,69 euro, 1,49 euro. 15 bastoncini di merluzzo, 1,65 euro. Ragazze, io quando trovo questa marca di patatine fritte prendo sempre questa perché è la più buona secondo noi, Texas, 1,55 euro un chilo. Ho ritrovato anzi questa scatola di tre cotolette di pollo, le ho già provate l'altra volta, di solito le prendo al banco fresche, però questa volta volevo provare queste. Sono tre all'interno, 1,49 euro, perché tanto ragazze quelle che compro fresche alla fine vanno sempre congelate perché non le uso tutte in una giornata o subito. Poi ragazze non possono mancare, ho preso due confezioni di cono alla vaniglia. E sono 6 coni all'interno, 1,49 euro, ragazzi, nulla. Quindi se avete occasione di passare o avete il di più nelle vostre città, passateci. Sistemo questi e ritorno da voi. Per me è passato qualche minuto, per voi è passato qualche secondo. E andiamo avanti con le cose da frigo, perché le cose da congelatore sono terminate. Iniziamo da 4 bottiglie di succo, il mio tropicale che prendo sempre. Ne ho prese solo 4 e non 6 come solito, perché ne ho un altro intero da 1,5 litro e un'altra mezza bottiglia, quindi dovremmo stare a posto. Queste le pago sempre 99 centesimi a bottiglia. A 2,20 euro ho trovato il solito burro, quello che prendiamo al di più, un cuore di malga. Sono 250 grammi, noi ci troviamo bene con questo, sia per fare primi, sia per fare dolci, qualsiasi ricetta. Ragazze, in super sconto ho trovato la pasta sfoglia, ho preso questa rotonda, veniva solamente 65 centesimi a pezzo, quindi ne ho prese due per fare delle torte salate. Ragazze, in super offerta anche questi, infatti ho preso due pacchi, di solito ne prendo sempre uno, però con questi almeno dureremo tutto il mese. Ho preso due pacchi di mozzarella, sono tre all'interno, ragazze, venivano 1,49 euro al pezzo. Il mio solito pacco di 6 stick di tè, sempre 1,39 euro. Non erano in offerta, ma va benissimo così. Ci piacciono, sono gustosi da bere, quindi li prendiamo. Ultime due cosine della prima busta. Due pacchi di patatine, venivano meno del solito, quindi 45 centesimi. Prima busta terminata, passiamo con la seconda. Continuiamo con la seconda busta e ragazze, questa è bella capiente, la più garrita. Allora, iniziamo da un pacco di uova, le solite che prendo al di più, sono 6 uova fresche, 1,49 euro. Il solito pacco che prendo al di più sono 52 fette, erano scontate più del solito, 1,19 euro, e io ragazze mi trovo molto bene con queste. Poi, una novità per me e una novità per voi, perché di solito io i plum cake li prendo sempre al Conad, è solo che la confezione al Conad sono 6 pezzi 99 centesimi. Qui le ho trovate a super offerta, 1,29 euro, sono 10 pezzi. Proverò e vi farò sapere. Lo sapete che a me piace cambiare e provare.
Poi ragazze, il mio solito formaggio spalmabile, in realtà pensavo di averlo pagato 99 centesimi al pezzo e invece nello scontrino mi sono appena resa conto di averli pagati 85 centesimi l'uno. L'ultimo pacco di Susine, 500 grammi, 1,19 euro. Il mio solito pacco di pancetta affumicata, 1,49 euro, sono 200 grammi complessivi. Un chilo di carote, 89 centesimi. Poi ragazze, per noi questo è il miglior parmigiano che esista, della Ferrari, sono 200 grammi, 2,19 euro. Mega paccone di yogurt, sono 8 yogurt fruttati, 1,99 euro. Li abbiamo già presi in passato e ci sono piaciuti, quindi come merenda, invece di mangiare biscottini e biscottini, mangiamo questi. Unico pacco di biscotti, un 700 grammi di pannistelle, simili pannistelle, 1,69 euro. Come prezzo mi sembrava ottimo per i grammi. Una confezione di Gouda, 1,59 euro. Anche se ce l'ho già in dispensa, ho preso una confezione di tonno, sono 3 scatolette all'interno, 1,75 euro, così almeno lo tengo in dispensa per fare un aperitivo, qualche primo. Poi ragazze, ho voluto provare una bottiglia di tè alla pesca semplice, 59 centesimi. Ultima cosa che vi mostro è questa mega confezione di latte granarolo, sono 6 bottiglie a meno di 6 euro, le ho prese subito. E poi nell'ultima busta sono rimaste le 3 bottiglie di succo che vi ho detto prima di aver preso e non ve le faccio vedere perché sono uguali alla prima che vi ho fatto vedere. E ragazze, ci vediamo con le prossime tappe, chi ha voglia di mettere un like vi fa piacere, attivate la campanella per non perdervi gli altri video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ragazze, buongiorno. Qui è il giorno dopo dalla clip che vedrete e spero mi vediate bene, spero mi sentiate bene. Siamo qui per fare la seconda tappa. In realtà non era proprio programmata, nel senso che era programmato di andare in questo supermercato, ma non era programmato di andare ieri. Pierpaolo ieri alle 6 mi ha detto andiamo a fare un giro e quindi siamo passati da Risparmio Casa. Ho le due bustone qui di fianco, io non mi perderei in chiacchiere, inizierei subito. Inizierei dallo scontrino. Ragazze, non vi sto neanche a dire che Risparmio Casa mi soddisfa sempre, è un negozio che mi piace, ha buoni prezzi, ha buone cose, qualità, prezzo, e ho speso 34,35 euro e inizierei subito dalla prima busta. Allora, mi è terminato il vicinetto, infatti negli ultimi giorni ho messo la candeggina all'interno, ho preso questo qua proprio della vicinetto. Veniva 1,49 euro scontato, in realtà c'era quello sia della Lisoform sia della Vicinette, e però non era una cosa programmata, quindi sono andata senza la mia lista e quindi sono andata a mente. E sinceramente ho visto questo, ho cambiato sulla profumazione perché l'altra volta ho preso il gel perlato e questa volta ho preso pulizia e profumo, gel igienizzante, e il profumo è molto buono, almeno dalla confezione, e lo proveremo. Ho preso una semplicissima carta forno di 8 metri, era scontatissima, 88 centesimi. È vero che ne ho già un'altra che devo aprire, ma sapete che le scorte non bastano mai. Poi un'altra news per noi, che poi è stata un fail, nel senso che abbiamo provato a prendere questa carta forno per la friggitrice. Come potete vedere sono già aperte perché le abbiamo usate ieri sera, ma ragazze sono troppo piccole, siamo andate ad aprirle e sono veramente mignon, quindi abbiamo risolto mettendone più di una, ma non va bene per la nostra friggitrice. Chi ha una friggitrice molto piccola, magari da una persona, potrebbe andare bene perché sono fogli già bucherellati e quindi più comoda. Comunque sono 20 fogli, li abbiamo pagati, 88 centesimi anche questo. Vabbè, cosa poco interessante, ho preso un pacco di Lines. Io questi li pago da Risparmio a Casa sempre 1 euro. Andiamo avanti con scorta di pellicola e alluminio. Come vi ho già detto prima, le carte erano tutte scontate a 88 centesimi. Non ho fatto altro che prenderle tutte, così almeno non ci ritroviamo a non averle quando finiscono. I miei sacchetti gelo, io prendo sempre questi da 20 pezzi e ragazze, formato medio, ci troviamo molto molto bene. Poi ho visto che dal volantino avevo visto che c'erano...
Ragazzi, scusate, ho fatto un pit stop perché mi era caduta tutta la busta, quindi ho dovuto raccogliere tutto e aprire la finestra perché, come vi ho già detto, in questi giorni il clima è un po' altalenante, quindi un'ora fa caldo, un'ora fa freddo, e adesso stavo morendo di caldo. Allora, come vi dicevo, da volantino avevo visto i profumatori per auto a 69 centesimi. Io questi di solito li pago più di un euro e quindi ne ho presi due. Abbiamo scelto la profumazione Pino, molto molto buono, dopo andrò a cambiarlo in macchina. Poi ragazze, come sapete, io sapone mani uso solitamente quelli un po' più piccoli, però c'era questo in offerta a 1,99 euro. Mia mamma lo prende spesso, mi ha detto che è molto buono, quindi per le mani sinceramente va più che bene. Sono 2 litri, 1,99 euro, io come sapete lo ricarico nel mio dispenser. Proveremo. Abbiamo scelto io e Pierpaolo muschio e aloe, quindi non vedo l'ora di provarlo. Sicuramente ci durerà più dell'altro. Poi ragazze, una novità, in realtà dovevo cambiare le spazzole, ne avevo due che sono andate un po' a rovinarsi dopo anni e le ho buttate ieri sera e abbiamo preso questa. Ragazze, le spatole sono molto molto morbide, mi piace perché è molto larga, quindi ci si pettina molto bene, penso. Veniva 2,99 euro e non abbiamo fatto altro che prenderla. Una novità per noi, in realtà mi mancano le vaschette per il WC, quelle da mettere all'interno per profumare. Io prendo sempre quelle di risparmio casa, però quelle che si agganciano al water, all'uccellino, diciamo. Pierpaolo gli è andato all'occhio questa confezione da tre capsule. In realtà non l'ho mai presa in questo modo, anzi fatemi sapere se le avete già provate. Marca risparmio casa. Queste, se ho capito bene, devono essere attaccate al WC. E poi quando iniziano a perdere il colore devono essere cambiate. Proveremo, sono tre all'interno e erano scontate a 1 euro. Abbiamo scelto la profumazione Oceano, anche perché mi sa che era rimasta solo quella. Ultime tre cose della prima busta. Ragazze, sarò l'unica, forse sì, perché Pierpaolo mi ha detto che anni fa lui l'ha provato. Ragazze, era scontatissimo, 1,40 euro, un prezzo shock. Lo shampoo della Neutro Roberts. Io di solito della Neutro Roberts usiamo i bagnoschiumi, sapone mani, scusate per il sole che va e viene, e quindi ho voluto provare questo shampoo. Dovevo comprare lo shampoo. Ragazzi, sono 450 ml, 1,39 euro, non vedo l'ora di provarlo, non ve lo dico neanche. Dovevo anche prendere bagnoschiumi, chi ha visto il mio ultimo video sa che avevo fatto un recap delle scorte del bagno e mi mancavano i bagnoschiuma. Abbiamo preso due della Vidal, sono quelli piccolini ma vanno più che bene. Abbiamo preso questa profumazione che è un po' più estiva ma a Pierpaolo piaceva molto, in realtà anche a me, energizzante all'arancia, buonissimo. E questo qua, antibatterico menta e lime, molto molto buono anche dalla profumazione questo. 88 centesimi, erano scontatissimi. Prima busta terminata, passiamo con la seconda. Andiamo avanti con la seconda busta e la prima cosa che trovo è il solito maxi scorta di tovaglioli. Quelli che ho preso l'ultima volta non ci sono piaciuti per niente, perché è vero che non amiamo lo spreco di carta, però manco pulirsi bene, era proprio un sottile foglio, quindi non li prenderemo più e continueremo su questa scia maxi scorta. Mi sembra che siano 100 pezzi o 150 e vengono sempre 99 centesimi. Noi ci troviamo bene con questi e continueremo a prendere questi. Poi mi hanno lasciato un buono da 5 euro per i prossimi giorni, non so se lo userò perché avendo fatto la spesa adesso non so se riandrò. Poi abbiamo preso due pacchi di carta igienica, la solita che prendiamo noi, questa qui profumata. Questa volta ho preso questa profumazione e ho preso, ragazze, quest'altra profumazione. Vediamo, le abbiamo provate tutte e due in passato e noi ci troviamo bene. 2,49 euro, non la trovo mai in offerta, ma per i prezzi della carta igienica in altri supermercati sappiamo bene che costa molto molto di più. Per 6 rotoli va benissimo questa, anche compatta. Poi ragazze, le mie solite spugnette della Vileda, 2 più 1 gratis, 99 centesimi, io mi trovo molto molto bene con queste. Poi, e i miei soliti fazzoletti per il naso Morbidella, sono 10 pacchetti, sono profumati, sono morbidi e sinceramente valgono il prezzo che costano. Ragazze, non per ultimo di importanza, vi faccio vedere l'ultimo acquisto che abbiamo fatto, è una chicca, ve lo dico.
E voilà, spero ci sia in fotocamera, ragazze, a 8,80€, un prezzo shock. Abbiamo trovato, in realtà ho trovato, ho scrutato dal volantino, questo tavolino. Come sapete io devo cambiare il tavolino in sala, quello che abbiamo vicino al divano, solo per supporto. E ragazze, non potevano prenderlo. Adesso ve lo mostro. Ragazze, eccoci qua, change fatto, concluso. Ragazze, devo dire che è un'altra cosa, perché la casa è tutta bianca, marrone, nera, quindi questo sta proprio a pennello. L'ho pagato una cavolata, mi piace come sta in casa e adesso devo solo decorarlo, poi lo faremo nel prossimo video. Ragazze, eccomi qua, spero vi sia piaciuto il video, io lo concludo qui, che cerco di capire come decorare il mobiletto. Scusate per i capelli un po' scompigliati, ho cercato di rimettermi in sesto dopo il montaggio del tavolino, una cavolata, quindi ragazze andate da Risparmio a Casa se vi dovesse interessare un tavolino. A poco prezzo fate una bella figura in casa. E, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento e attivare la campanella per non perdervi nessun altro video. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Vi aspetto nei commenti. Ciao!